Berlusconi, sei un fottuto pagliaccio! Fai schifo! Troppo ambizioso! Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a parlare di una situazione molto particolare. Io penso che ci farò 25 video, ragazzi, sul Monza. E vorrei andare a parlare di questo Monza, ragazzi. Ci voglio andare a parlare. Perché? Cosa vorrei parlare? Perché il Monza, si dice, Berlusca spenderà i miliardi, 100 milioni di budget, 150 milioni, compreranno Haaland, compreranno Darwin Nunez, adesso io singhio, Darwin Nunez, arriverà Lukaku, arriverà Asensio. Fatto sta, ragazzi, che tra sogni e realtà c'è un po' di differenza. Io voglio parlare, ragazzi, di ciò che è successo, di ciò che sta succedendo, ragazzi, perché il Monza si dice che proprio stia già facendo mercato, stia facendo di tutto. Vedremo. Prima non mi ricordo se ho salutato, cioè bentornati in questo video. Andiamo a parlare, ragazzi, della situazione del Monza, perché come vi ho detto nell'inizio è molto molto interessante, particolarissima. Allora, ci sarebbero 25 nomi accostati a questa squadra: Pessina, Pinamonti, Sensi, Acerbi, ce n'è uno che mi sfugge a centrocampo. Fatto sta che questo Monza ha tutti, ragazzi, tutti i nomi accostati. Bremer al Monza, Cragno, ecco, accostato al Monza, questo è vero. Il Monza è una squadra che per me è molto interessante, però bisogna vedere. Perché il Monza, secondo me, sì, è vero, spenderà, ragazzi. Sono sicuro che spenderà Berlusconi. Però, si sta forse anche un po' esagerando, eh. Un po' esagerando, perché si parla di Pinamonti, Sensi e Pirola. Sono tanti, anche João Pedro. Si sta parlando forse un po' troppo, ragazzi, perché dubito che spendano tutti questi soldi, è quasi impossibile. Ma prima direi di ricostruire, partendo da quando Berlusconi nel 2019, quando acquistò il Monza. All'epoca il Monza si trovava in Serie C e non arrivava in Serie B da 40 anni. Allora, Berlusconi, a quanto cazzo è che l'ha preso il Monza? L'ha preso, io mi ricordo, in Serie C, ma può essere anche in Serie D, eh. Non me lo ricordo, ragazzi, quando è che ha preso Silvio Berlusconi il Monza. Faccio una ricerca velocissima proprio. Eccolo qua, Pier Silvio. No, è vero, Silvione Nazionale Berlusconi, che ormai non lo so, ragazzi, se è in politico. Ha 85 anni, ragazzi, è vecchio. Ormai Berlusconi è vecchio, ma 86 deve fare, ma comunque ha voglia. Berlusconi ha voglia di tutto. È anche quello che state pensando. Fatto sta che cosa ha vinto Berlusconi. Allora, partendo, ragazzi, da Berlusconi, che nel calcio è uno dei, secondo me, il miglior presidente forse di sempre, perché, ragazzi, è stato capace di prendere il Milan dopo il Totonero, l'ha preso e l'ha riportato a vincere, ha portato a tre parti. Comunque, Silvione Nazionale, quanti cioè, Silvione, ragazzi, è un importantissimo personaggio del calcio, non è un personaggio, ma è un presidente, ragazzi, per tanti è un pagliaccio, io non sono assolutamente d'accordo. Però Berlusconi ha acquistato, dopo il Totonero, mi sembra, il Milan, l'ha riportato in Serie A e l'ha portato veramente a fare molto bene. E Berlusconi, per me, ragazzi, è un grande, non ve lo nego che per me, ragazzi, Berlusconi è un grande, ma assolutamente sì, ragazzi, Berlusconi è un imprenditore, un genio, perché si candidò, ragazzi, per non far fallire la Mediaset, si candidò a presidente italiano. Poi che abbia fatto bene o no all'Italia, quello è un altro discorso. Fatto sta che si è proposto anche come presidente della Repubblica al posto di Coso Mattarella, che poi non ha fatto niente, che è rimasto, però quello è un altro discorso. Basta parlare di quella roba, ma comunque vorrei parlare di questo Monza, che io sto ancora cercando, riesco a trovare se il Monza sia arrivato in Serie l'abbia prelevato in Serie D o in Serie C. Fatto sta che comunque Berlusconi è da anni che ha il Monza, da qualche anno che insieme poi a Galliani, ragazzi, la coppia Berlusconi e Galliani è la migliore di sempre.
Per quanto mi riguarda, sì, ragazzi, Galliani è un genio, sa spendere i soldi. Berlusconi li dà. Berlusconi è, vabbè, ragazzi, Berlusconi problemi economici non ne ha assolutamente. E fatto sta che Berlusconi ha deciso di prendere il Monza, l'ha portato prima in B, l'ha portato in Serie A adesso. Berlusconi ha fatto una parte della storia, ragazzi. Nel 2018, ecco, quando era ancora in Serie C, viene rilevata da Silvio Berlusconi, che porta al primo posto, anche con la sospensione del prima sospensione del campionato, porta al primo posto il Monza e lo porta in Serie B. L'anno dopo sembrava potessero arrivare, invece no, anche Super Mario Balotelli. Quest'anno alla fine arrivano, cioè hanno perso l'ultima partita contro il Perugia, che si è qualificato ai playoff. Però, cioè, se avessero almeno vinto, mi sa, o anche pareggiato forse, sarebbero in Serie A. No, 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 dovevano vincere. Sarebbero arrivati in Serie A al posto della Cremonese. Io non pensavo, ragazzi, che ce l'avrebbero fatta, perché esperienza e quella roba. E quindi pensavo che sarebbe arrivato o l'Ascoli o il Pisa, perché l'Ascoli stava attraversando un super momento, mentre invece il Monza, forse anche contro i pronostici, riesce a qualificarsi per la sua prima volta nella storia in Serie A. Ringrazio ancora una volta, perché ragazzi, tutti i giorni ormai cancelli quella roba. Comunque, è riuscito a portarlo in Serie A con una squadra niente di che, ragazzi. Cioè, c'è qualche nome, ma più che altro Berlusconi ha puntato a fare nomi vecchi. Cioè, non vecchi, sì, abbastanza vecchi, nomi di spessore, però più che altro spessore mediatico, come ci ha sempre abituato, ragazzi, Berlusconi, a nomi di spessore mediatico. Kevin Prince-Boateng l'aveva portato lui. E comunque, adesso lui ha detto, beh, puntiamo allo scudetto e a qualificarci in Coppa dei Campioni. Ovviamente, ragazzi, io non capisco neanche che dice, ma sei un pagliaccio a dire queste cose. Ovviamente, ragazzi, mi sembrava anche scontato che stava scherzando. Cioè, ma come cazzo è possibile? Ma come fai semplicemente a pensare che stessi dicendo seriamente? Però qualcosa forse di vero c'era sotto, perché stanno praticamente alla salvezza scontata, perché sembra che loro proprio non puntino a rimanere in Serie A, ma puntino addirittura ad arrivare alla parte sinistra, quindi a top 10 per la prima stagione. Allora, io dico che il Monza si trasformerà nell'Atalanta, sono sicura di questo. Il Monza prenderà il posto dell'Atalanta, perché l'Atalanta, secondo me, adesso inizia il periodo di declino. Non dico che arriva in B, però, ragazzi, magari il decimo posto inizieranno a fare tornare l'Atalanta. E comunque, il Monza, secondo me, ne prenderà il posto dell'Atalanta. E qualcosa di vero forse c'era sotto. Qualificarsi in Champions League? No. Qualificarsi, cioè non qualificarsi, arrivare magari tra la 14ª e la nona, ottava addirittura posizione. E perché non giocarsi la Conference, l'Europa League o la Coppa Italia? Secondo me qualcosa di vero sotto c'era. Per me c'è qualcosa di vero. Il Monza, ragazzi, poi ovviamente sappiamo che il Monza, in caso di Milan che si gioca lo scudetto, no, che non si giocava niente, li lascerà passare, ragazzi. Sappiamo la fede rossonera che ha Berlusconi. Quindi ci sta anche. Comunque il Monza sta puntando veramente a ragazzi, a arrivare prima possibile, perché questo vi può sembrare una proposta a lungo termine, una squadra a lungo termine, ma io non ne sono assolutamente sicuro, perché ragazzi, il Monza non punta solo a poco termine, perché poi ormai purtroppo Berlusconi, ragazzi, io lo vorrei vedere a vita. Berlusconi è un'icona per me del calcio. È comunque un uomo di spessore nel mondo del calcio. Ha una certa età, 86 anni deve fare. L'ho detto all'inizio, deve fare 86 anni. 86 anni. È anziano, ragazzi, è anziano. Però la sua voglia di continuare nel mondo del calcio, della figa, perché che vi piacciono noi, ragazzi, nella figa lui c'entra sempre, nella televisione lui vuole continuare. E i sogni del Monza, non lo so, ragazzi, si saranno realtà. Io
dubito che quest'anno riescano a arrivare alla parte sinistra, però secondo me possono arrivare addirittura alla salvezza tranquilla. Spero che non facciamo la fine del Venezia, perché io, ragazzi, che vi piaccia, non simpatizzerò il Monza. Avrei preferito vedere il Pisa, perché io simpatizzo il Pisa, però ovviamente tiferò, cioè non tiferò, simpatizzerò particolarmente il Monza, perché il Monza di Berlusconi è una favola, ragazzi. Io simpatizzerò il Monza, sarò molto contento se faranno bene. Speriamo bene, ragazzi. Voglio vedere questo Monza. Sono veramente curioso. I nomi di mercati forse sono anche troppi, eh. Cioè, ci sono tutti. Cioè, c'è di tutto, veramente. Cioè, c'è di tutto. E forse sono anche esagerati. Un po' tanti esagerati. Staremo a vedere. Io sono veramente curioso di vedere il Monza di Berlusconi con tanti giocatori. Io comunque, signori, vi saluto. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, lasciate un mi piace, il video è finito, andate in bacio.